Sotto la panca la capra muore. Già cambiano le abitudini, non solo quelle legate al mondo della tecnologia, anche quelle alimentari. Sentiamo. È diventata una seconda casa per gli italiani, un luogo dove scambiare due chiacchiere prima di andare al lavoro, dove incontrare gli amici di sempre con caffè e cornetto a portata di mano. Fare colazione al bar è oramai un'abitudine per 5 milioni di italiani, stando ai dati diffusi dalla Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi. E spesso si torna nello stesso locale, creando anche un rapporto di amicizia con chi ci lavora. La mattina il primo punto di riferimento è appunto il bar, cioè l'italiano quando esce di casa per andare al lavoro, la prima meta, diciamo, prima del lavoro appunto è il bar, proprio per fare colazione, quindi cappuccio cornetto, caffè cornetto, e è un'abitudine ormai, soprattutto qui, vedere sempre le stesse comunque persone. Ritrovarsi tutti i giorni magari con lo stesso barista, e dove nasce quella confidenza poi che ti porta quindi a tornare a parlare, avere modo in qualche modo di ritrovarsi in una situazione familiare anche. 5 milioni al bar la mattina e altri 5 al ristorante in pausa pranzo. Mentre a cena la tentazione di stare a casa è sempre forte, anche se sono comunque poco meno di 10 milioni gli italiani che mangiano fuori almeno due volte alla settimana. Nel 2019 tra bar e ristoranti hanno speso complessivamente 86 miliardi di euro. Pranzo vengono quelli degli uffici che appunto mangiando tutti i giorni fuori non possono sempre portarsi le cose da casa e quindi noi offriamo molti prodotti più naturali. Con un'attenzione particolare alla qualità. Anche perché siamo capaci a offrirla, insomma, la storia di questo paese è fatta dalla qualità che arriva dalla materia prima che ci offre l'agricoltura, somministrata ancora in un modo ancora migliore da parte dei ristoratori, insomma, molti dei quali, insomma, hanno raggiunto le vette anche internazionali che fanno l'orgoglio certamente di chi li riceve, ma anche della categoria e di chi li rappresenta.